Alessandro Livi è vicepresidente della provincia autonoma di Trento, che ha sperimentato una forma di aiuto stabile per le persone che sono in stato di povertà. Di cosa si tratta esattamente? Beh, intanto non è una sperimentazione, è un'attuazione ormai strutturale, è una forma di sostegno al reddito a persone che si trovano all'interno di nuclei familiari che non raggiungono una certa soglia di reddito determinato in base a un indicatore che abbiamo attuato a livello locale. Si chiama reddito di garanzia, di fatto è un sostegno al reddito per tutti coloro che hanno un reddito inferiore ai 6.500 euro annui individuali. Interviene con una forma di erogazione legata peraltro alla sottoscrizione di precisi impegni di reintroduzione di questa persona in un percorso di politiche attive, quindi un'attuazione anche del principio di condizionalità molto stretto. Siamo l'unica provincia in tutta Italia che al contrasto della povertà ha risposto con una misura concreta che, ripeto, è ormai un pilastro strutturale del nostro sistema di welfare territoriale. Sta funzionando? Sì, abbiamo circa 5.500 soggetti beneficiari, se ne aggiungono circa un centinaio che invece vengono seguiti non solo con misure di sostegno al reddito ma con progetti individualizzati di reinserimento nella comunità in quanto portatori di problematiche sociali complesse. È una proposta secondo lei estensibile a livello nazionale? Io penso di sì, noi l'abbiamo varata e ce la finanziamo, quindi è chiaro che il problema è poi anche quello della sostenibilità, però è una scelta che abbiamo fatto di considerare i diritti di cittadinanza assolutamente un elemento di equità, di democrazia, di solidarietà. Da noi funziona, sono stati scoraggiati i comportamenti di tipo assistenzialista e credo che se altre regioni vorranno seguirci, noi siamo molto impegnati anche a veicolare questa proposta e a promuoverla. Grazie.